tutta questa superstrada, sapete chi mi ha fatto venire in mente? Il grandissimo Mario Brega quando interpretò il camionista che soffrì di fare l'iniezione alla mamma di Verdone, interpretata dalla sua Ravella. Sentiamo un po' cosa ha da dirci. Simo, la recita è una recita, la realtà è la realtà. Questa è stata una recita perché da un attore in camionista e ci vuole. Uno lavora per divertirsi, qui piccolo, recitando un po' come fai te con l'animazione, mi raccomando ragazzi, non prendetelo come un nulla facente l'animatore, perché l'animatore è quello che se dà da fa più di tutti. Finitela questa cosa, ma l'animatore non fa niente, l'animatore se fa qualcosa rompe il cazzo ai villeggianti. Non è così, non è così, basta. Sta storia deve finire. E lo stesso lo può confermare pure il grandissimo Emanuele Aloia. Vieni, Manu! Bene, in effetti è vero, sì, è vero quello che ha detto Mario, anche io me ne sono sentito dire tante, ma non perché io ho iniziato facendo l'animatore, ma perché dicono per quanto riguarda il lavoro dell'artista, per fortuna pochi, me ne sono capitati, però mi sono capitati. E queste cose le può spiegare anche il mitico Franchino. Sì, è vero, è vero, uno se si dà da fare si renderà conto che questo lavoro qui è un lavoro serio, questo qui. Ora non è che se uno fa questo lavoro qui per divertirsi vuol dire che è uno che non c'ha voglia di fare una sega o cose del genere. Sbagliato, risposta sbagliatissima. Perché chi lavora nell'animazione è quello che si dà più da fare di tutti. Ora non è che uno si fa il culo come uno del porto, però chi lavora nell'animazione, nello spettacolo, è quello che si dà da fare più di tutti. Mettetevelo in testa. Questo è quello che conta, il mettersi in gioco. Non tanto perché io voglia dire qualcosa nelle imitazioni fatte da Simo, ma perché la verità è così, è così. Chi lavora nello spettacolo e chi lavora nell'animazione, il mazzo se lo fa, non è che. Quindi voi dovete finirla con certe frasi, ma quelli dell'animazione non fanno nulla. Perché fanno più di tutti. Voglio vederci voi, veniteci voi a lavorare nell'animazione. Questo è tutto. Buona giornata da Franchino.